Pronto, direttore? No, non l'ho ancora visto l'infermiere, sì. E no, ancora devo entrare, direttore. Piuttosto, quanti sono i pazienti? Ah, 12? Benedica. Sì, l'ho letto. Si tratta di patologie mentali da non sottovalutare, sì. Ah, alcune anche pericolose? O meglio, vediamo. Ah, l'ultimo medico ha riportato ferite in tutto il corpo? Ah, quello prima ustioni di secondo grado e quello prima ancora ha tentato 3 volte il suicidio? Benvenuto nel circo delle meraviglie! A volte la pazzia è solo un modo per ingannare la cattiva sorte, per non sentire più le lacrime. Forse quelli che chiamano pazzi sono solo infelicemente veri. Vuoi capire o no che tu te sta usando? Lasciami stare! Io diventerò famosa, intimo promettivo! Diventerò una cantante lirica, una ballerina e realizzerò il mio sogno! Non è così, Brigida! Loro hanno deciso di non dar la vinta alla vita e non diventare cinici, cattivi, aridi, ma di continuare a usare il cuore, continuare a credere in un sogno. Forse la pazzia è solo un modo di continuare a vivere in questo mondo di schifo. I veri pazzi siamo noi, Marianna. Noi che non accontentiamo più di niente, noi che non sappiamo più ridere e scherzare. Idu non me l'ha mai detto, la stato mogliere dedicami più tempo, no. Idu si accontenta di un microfono, di una parrucca, di fare al bar in Romina. E allora guè un bacio, Marianna, Idu noi. C'è chi mi chiama follia, pazzia, ma sono solo l'ennesima bugia dell'anima, un'altra profonda ruga del cuore.